Benvenuti a Vivere l'Architettura. Questa puntata è dedicata alla legge per la qualità architettonica, una legge che in Italia in tutte le sue definizioni ancora manca e che potrebbe avere delle implicazioni naturalmente molto positive. Ne parliamo con il giornalista francese Richard Heuzé, che è corrispondente permanente per l'Italia del quotidiano Le Figaro dal 1993, è in Italia tra l'altro da 30 anni ed è stato il primo per l'agenzia France Presse. E poi con l'architetto Amedeo Schiattarella, che è presidente dell'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia. Per chiunque sia interessato, oltretutto, l'architetto Schiattarella è stato promotore di una pagina di petizione indetta proprio dall'Ordine degli Architetti di Roma, che il cui sito apparirà in sovrimpressione, dove sono state già raccolte 5.000 firme proprio relative alla legge per la qualità architettonica. Poi naturalmente abbiamo il nostro ospite, i nostri ospiti fissi, che sono l'architetto Andrea Giunti e l'architetto Silvio Riccobelli nello studio virtuale. Prima di iniziare la conversazione sulla qualità dell'architettura e sulla legge per la qualità dell'architettura, vediamo la clip. Periferia ovest di Roma, quartiere Quartaccio Torresina, la rappresentazione della schizofrenia urbanistica di questa città. Pianificazione ed urbanistica libera, spontaneismo e pianificazione pesante. Silvio Riccobelli adesso poi ci illustrerà, qui è qui con noi, il quartiere Quartaccio. Oggi qui constatiamo però il fallimento di una politica urbanistica che non è al servizio dei cittadini, che non riesce a stare al passo con i tempi. Roma ha bisogno di qualcosa di diverso, ha bisogno di un cambiamento. Vedi Andrea, parlavi di urbanistica pianificata, di un eccesso di pianificazione, di rigore non solo formale. È vero, però il Quartaccio poi, nel Quartaccio c'è la permanenza di alcuni elementi di verde, l'eco di vecchie strade interpoderali, poderali, i filari dei pini, che hanno in qualche misura addolcito l'impatto urbano. Poi esistono elementi alieni, elementi che dovrebbero interagire con il quartiere, che invece sono corpi estranei. Questa chiesa, per esempio, che è un elemento, un oggetto architettonicamente pregevole e particolare, non vive col quartiere. Vive nel quartiere, ma non vive con il quartiere. Forse c'è un deficit di partecipazione. Allora è questa la patologia urbana su cui riflettere. L'urbanistica del laissez-faire, tanto cara alla nostra cultura amministrativa, è la base ideologica dello sviluppo disordinato delle città italiane contemporanee. A Roma è una delle cause dell'arretratezza rispetto ad altre metropoli europee, ma anche il modello pianificato ha denunciato i limiti di una concezione della città figlia di una visione astratta dell'esistenza. Una sorta di autoritarismo pianificatorio conservatore, espressione degli interessi economico-sociali consolidati. Il fallimento urbanistico è palese. Un cambiamento potrebbe scaturire dalla partecipazione collettiva alle scelte sul futuro delle città, dalla diffusione della conoscenza e delle informazioni e dal coinvolgimento di tutti gli interessi sociali. Una sorta di democrazia urbanistica, concorrente, aperta, libera dagli interessi delle lobby dominanti, fatta di doveri civici dei cittadini verso la loro città, ma anche del diritto a scegliere. E forse avremo in futuro un urbanesimo meno piegato alla logica dello sfruttamento economico del territorio. Avremo meno traffico privato e più trasporto pubblico, più verde e meno automobili ad occupare i marciapiedi. Una periferia prioritaria negli investimenti. Oggi neanche i piani di zona come Quartaccio oppure Torresina, due generazioni diverse di pianificazione, espressioni di due diverse concezioni dell'abitare popolare, riescono a rappresentare le domande di una società che chiede cambiamenti e partecipazione.
Le stesse architetture di qualità che a volte sorprendentemente punteggiano le strade anonime e mal gestite delle nostre periferie rappresentano solo una sovrastruttura formalistica che non incide sulla qualità del vivere quotidiano, non generano benessere, non coinvolgono cuori e menti. Democrazia urbana, allora, come antidoto all'alienazione sociale e al degrado, motore di un modello nuovo di crescita della città. Ecco, questo spazio indefinito in un certo senso rappresenta una risposta, Silvio, a quello che chiedevi, la partecipazione. Basterà la partecipazione a determinare un'urbanistica che riproponga l'effetto città storico. Piuttosto io vedo qui un luogo, piuttosto che un luogo come le piazze romane, come ci ha abituato la grande tradizione fino a metà del Novecento. Io credo che ci sia un deficit culturale nell'urbanistica moderna e qui c'è un deficit aggiunto di mancanza di organizzazione, di incapacità di programmare. Qui si fanno le case ma non vedo il sistema di trasporti che è fondamentale perché un quartiere come questo possa vivere. Allora Silvio, basterà la partecipazione, basterà la democrazia urbana, come noi l'abbiamo chiamata, per risolvere i problemi di questa città? Sì, vedi Andrea, deficit di partecipazione, democrazia urbana sono concetti importanti, assenza di infrastrutturazione, i trasporti, ma io credo che poi vedo laggiù una città sorta spontaneamente, un nucleo importante. Le amministrazioni locali hanno dovuto inseguire con i trasporti, con le infrastrutture, una crescita illegale. Allora deficit di partecipazione, ma anche deficit di rigore, forse da qui dobbiamo ripartire. Allora, Silvio Riccobelli, finalmente protagonista di una clip. Tra le molte cose che vengono dette nella clip, c'è anche questo particolare, diciamo, che è una cosa anche tipica romana, cioè che ci può essere la qualità dell'architettura, della singola architettura, all'interno però di una mancanza di qualità di pianificazione. Dunque, sulla qualità architettonica sono stati spesi chilometri quadrati di inchiostro. E anche oggi ne riparleremo. Anche però. Oggi ne riparleremo. Io mi domando quali sono gli agenti in gioco. Io ho la sensazione che si parli ormai da quasi 20 anni di una legge sulla qualità dell'architettura. Mi domando se questo può essere figlio di un provvedimento di legge o se invece non dobbiamo cominciare a pensare a un processo formativo degli architetti, soprattutto, diverso, che nasca all'università ancora prima, che crei un'attitudine al bello. Io credo che a Roma, specialmente in Italia, in modo sparso, sia difficile, come dire, non esistono le condizioni per un'attitudine al bello, insomma, lo vediamo, ecco, una sorta di formazione, insomma, a questo. Architetto Schiattarella, allora, parliamo di questa qualità dell'architettura, insomma. Silvio Riccobelli intanto mandava in là, insomma, la qualità dell'architettura è anche una qualità di tipo culturale, deve partire anche dalla formazione degli architetti, naturalmente. Ecco, quando noi parliamo di qualità dell'architettura, di cosa stiamo parlando esattamente? So che è una domanda molto complicata, però sì, qualche indicazione la possiamo dare? È come domandare che cos'è Dio, insomma. Qualche indicazione sicuramente la possiamo dare, anche perché se c'è bisogno di una legge sulla qualità delle indicazioni anche amministrative bisogna dare. Intanto io condivido quello che diceva l'architetto Riccobelli, cioè che una qualità non è che si impone per legge, non può essere una legge a farlo, ci deve essere, come dire, una condivisione dei vari soggetti. Io credo che una qualità architettonica sia quando si ritorna a vivere in modo, come dire, civile e la gente si ritrova negli ambienti in cui vive, in cui si ha il senso, diciamo, dell'appartenenza, ecco. Ci deve essere una forte identificazione tra il luogo fisico e chi lo abita. In questo senso la funzione dell'architetto è fondamentale, perché l'architetto è interprete di sentimenti comuni, collettivi, è interprete di una cultura, naturalmente, non soltanto, diciamo, delle emozioni, ma di una cultura che appartiene a un'intera comunità. E quindi far bene il proprio mestiere significa questo, ma appunto non può essere sancito con una legge. Per lei cosa vuol dire qualità architettonica? Suppongo che rispetto di norme che sono condivise e che impongono di mettere un freno allo sviluppo anarchico
delle periferie, per esempio. E infatti in Francia si è constatato tra il 1960 e il 77 un sviluppo completamente, ripeto, anarchico delle periferie e dell'urbanismo, e sfrenato anche. E nel gennaio 1977, presidente Giscard d'Estaing, primo ministro Jacques Chirac, è stata adottata una regola molto severa che infatti tutela l'insieme del settore fino a oggi. Questa regola impedisce che per un progetto di più di 170 metri quadri sia il direttore del lavoro a presentare il progetto e realizzarlo. Il progetto deve essere messo sotto la tutela di un architetto che deve firmare il progetto prima di ottenere il permesso di costruzione, e questo va rigorosamente sorvegliato dal Consiglio dell'Ordine dei Architetti. Se un gruppo come Bouygues, che è un grande gruppo, presenta un progetto e lo presenta senza la firma di un architetto indipendente, viene rifiutato. Bouygues ha i suoi architetti, ha i suoi ingegneri, ma deve, per essere avallato il progetto, c'è bisogno di un architetto terzo, un architetto esterno. Indipendente. Andrea Giunti, mi sembra molto importante questa regola francese. Diciamo che sono regole che ci sono anche in Italia. Il problema è la differenza è che in Francia c'è uno Stato e in Italia non c'è uno Stato efficiente. Io penso che noi, più che di nuove regole, avremmo bisogno di meno regole. Abbiamo bisogno, probabilmente, dico sempre, meno Stato, meno tasse, meno lacci e lacciuoli e più rigore, qualità, controllo, quello che c'è in Francia, cioè la capacità di lasciare, di mettere la cultura al centro di tutte le attività. La Francia è la patria del modello culturale, cioè i francesi hanno inventato l'idea che la cucina è cultura, che la moda è cultura. Noi probabilmente siamo stati gli ispiratori. Poi nel momento in cui Leonardo da Vinci è passato in Francia, la Francia ha acquistato il campione della cultura e la Francia è diventata la vessillifera di questa filosofia, che secondo me dovrebbe essere al centro di qualunque altra attività, di qualunque norma che noi dovessimo mettere mano per regolamentare ulteriormente il settore. Io penso invece che si debba andare avanti, migliorare con le leggi che noi abbiamo, ma soprattutto essere capaci di farle rispettare, e questo è quello che manca. Ma andiamo in pubblicità e ritorniamo subito dopo per continuare a parlare della legge, se c'è bisogno di questa legge, sulla qualità dell'architettura. Torniamo in studio per continuare a parlare della qualità architettonica. Allora, Silvio Riccobelli, dacci il là per ricominciare la conversazione, e magari ponendo l'accento su questo fatto che forse ci servono meno norme ma più cultura? Beh sì, ma anche norme di comportamento. Io credo, come diceva giustamente Andrea Giunti, io non credo che rispetto alla Francia noi abbiamo una normativa meno cogente, anzi forse anche troppo, farraginosa. E casomai il controllo, c'è un deficit di controllo, io starei per dire addirittura di repressione, ma insomma. Il problema è che noi non abbiamo norme di comportamento, nel senso, forse di questo, approfitto della presenza di Amedeo, ci dovrebbero far carico gli ordini, no? Con la deontologia vera, che non è soltanto rispetto al collega che ha pestato il callo al collega che gli sta a fianco, ma è, come dire, il rispetto di regole poche, regole precise, che fanno sì che le città, ormai tanto parliamo di città perché la popolazione mondiale si concentra nelle città e quindi le periferie, crescano, come dire, armoniosamente. Ecco, so che sembra una cosa utopistica, però insomma tu mi hai detto il là e io ho dato solo il là. È chiaro che poi la sinfonia è molto più complicata. La sinfonia adesso cercheremo di articolarla. Allora, architetto Schiattarella, però appunto c'è un disegno di legge sulla qualità architettonica, sì, che è fermo al Senato da un, sì, bel po', e a cui si riferisce proprio la petizione di cui abbiamo parlato all'inizio della trasmissione, la petizione indetta proprio dall'Ordine degli Architetti di Roma. Allora, cosa si chiede,
con questo disegno di legge e qual è la necessità di questo disegno di legge? Allora, intanto non è per creare nuove norme che appunto sarebbero... rispetto alla Francia noi abbiamo una, come dire, una carenza di chiarezza. All'interno del sistema della legge francese c'è un sistema di regole che in qualche modo tiene perfettamente distinti i vari soggetti che partecipano al ciclo della produzione edilizia. Esistono i cittadini, esiste un'amministrazione che prende le decisioni politiche, esiste un progetto ed esiste il realizzatore. Ogni soggetto deve fare bene la sua parte. Oggi noi vediamo i cittadini vengono tagliati fuori nel momento in cui appunto c'è l'esigenza di esprimere i problemi che sono la fonte della decisione politica. Poi avviene la decisione politica che è invece una forza notevole. La progettazione non ha autonomia, perché non è messa in condizione di essere autonoma, e poi abbiamo la realizzazione invece molto forte perché è portatore di interessi legittimi ma di tipo economico. Quindi due soggetti forti, amministrazione e realizzazione, schiacciano gli altri e cancellano gli altri. Rendere chiaro che ognuno deve fare la sua parte, per cui il progetto non è fatto dai cittadini, né dalle imprese né dall'amministrazione, che invece oggi spesso si sostituisce nel progetto, così come lo fa l'impresa. Ma il cittadino deve fare colui che sollecita la discussione e crea, come dire, le intenzioni. L'amministrazione prende le decisioni politiche, il progetto è del progettista, l'impresa deve realizzare. Questa distinzione è assolutamente fondamentale. In questo senso, mi sembra anche molto chiara, si tratta soprattutto di redistribuire un pochino gli accenti, insomma. Esattamente. Ridare l'importanza dovuta ad alcuni di questi soggetti. Perché ognuno è portatore di una cultura propria che è necessaria assolutamente nel ciclo, ma che deve garantire che i propri contenuti vengano espressi. L'altra è quella della differenziazione anche in qualche modo, come dire, delle regole, perché all'interno del processo noi vediamo che spesso c'è anche discontinuità nei percorsi. Una delle cose tradizionali all'interno dell'attuale situazione è che un progettista incomincia il progetto, dopodiché viene sostituito da un altro progettista e poi una direzione lavori che è ulteriore un altro soggetto. E quindi non c'è uniformità nel progetto cambia completamente. Richard Rosé, in questo disegno di legge, mi corregga naturalmente se sbaglio, questo disegno di legge si pone l'accento anche su una equiparazione, su una pari dignità tra l'architettura contemporanea e l'architettura del passato. In Italia naturalmente l'accento maggiore è sempre stato dato all'architettura del passato, anche per, volendo anche a ragione fino a un certo punto, insomma, per la ricchezza storica e culturale dell'Italia. Ecco, in Francia invece questa equiparazione tra architettura contemporanea e architettura del passato c'è. Ce ne può parlare? Mi sembra di sì che ci sia. Motivo semplice, che non abbiamo le ricchezze architettoniche che ci sono in Italia. Un altro motivo è che c'è stata una grande popolarizzazione, come dicevo prima, delle periferie e si è voluto porre rimedio. La terza è che la legge del 77 ha valorizzato la costruzione di monumenti, di case, di palazzi che rispettano sia l'ambiente, sia l'urbanismo, sia anche la bellezza del palazzo in sé. E questo è stato molto importante, perché vorrei citare poi un'altra cosa. Quando è classificato monumento storico un palazzo, c'è un corpo speciale che interviene, che si chiama l'architetto dei bâtiments de France, che è un po' il ruolo del surintendente in Italia, ma con dei poteri decisionali fortissimi e interagisce subito. Per esempio, conosco un architetto che deve rinnovare un convento del diciottesimo a Saint-Gilles-Laval, che è vicino a Lione, e ha fatto un progetto che è stato avvalizzato dalla prefettura, l'ha presentato, essendo un monumento storico, a questo architetto dei Bâtiments de France, che li ha fatto riscrivere totalmente, e ha dovuto sottomettersi a questa autorità senza la quale non si può andare avanti. Ma questo è un tipo di urbanismo, un po' di architettura un po' specifica, perché ovviamente rispetta un'architettura del passato. E un'altra cosa che sarà molto importante per il futuro è la nuova norma
che è entrata in vigore all'inizio del 2012 e che impone di fare 30% di edifici con 30% di consumo energetico rispetto al 2005. Vuol dire ripensare totalmente l'architettura, ritornare indietro sui 18 milioni di case private che ci sono per metterle a livello delle nuove norme, e questo darà una presenza all'architetto molto maggiore. E anche da altri punti di vista, insomma, qualità architettonica non solamente dal punto di vista estetico, non solamente dal punto di vista urbanistico, ma anche dal punto di vista ecologico. Certo, noi dobbiamo sicuramente, ma anche noi queste leggi ce l'abbiamo, torno al solito discorso. Le leggi ci sono, noi dobbiamo essere capaci di applicarle. Io dico soltanto una cosa: il problema italiano, noi oggi mettendoci di fronte alla Francia vediamo con chiarezza qual è il nostro problema. Il problema è che noi abbiamo costruito un moloch burocratico, legislativo, che non siamo capaci di dominare. Che alla fine blocca invece funzione di conservazione e di blocco vero e proprio. Noi dovremmo imitare anche in questo. Purtroppo siamo costretti oggi a fare, anche la Francia avrà i suoi problemi, ma comunque a specchiarsi in una realtà che ci avvicina ma allo stesso tempo che è veramente lontana dal punto di vista degli effetti pratici. Dell'applicazione pratica. Credo che l'architetto Schiattarella sì, volesse intervenire. Sì, perché naturalmente questa proposta vede al centro il ricorso al concorso di progettazione come strumento per l'affidamento delle opere pubbliche. Perché? Perché anche per dare speranza alle nuove generazioni. Un architetto giovane che si affaccia sul mercato non ha possibilità di affermarsi se non attraverso appunto il far conoscere le proprie idee nell'ambito dell'architettura. Se noi ricorriamo sempre soltanto ai curricula, ai peso e alle esperienze già fatte, per i giovani non c'è più speranza. La Francia proprio ci ha insegnato, e altri paesi, la Spagna per esempio, che invece nelle nuove generazioni esiste una linfa straordinaria vitale che porta innovazione e porta anche grandi contributi al cambiamento della città. Innovazione nelle forme, nella tecnologia, naturalmente da molti punti di vista. Proprio relativamente a ciò che ha appena detto l'architetto Schiattarella, volevo fare la domanda a Richard Rosé. Allora, questa mobilità, questa vitalità che grazie alla legge del 1977 più volte citata c'è in Francia, riguarda sia gli architetti, anche perché tutte le nuove architetture devono essere fatte per concorso, sia anche voi siete molto più spregiudicati nell'abbattere edifici brutti, infatti, o edifici che non funzionano, edifici che non possono essere ristrutturati, giusto? Infatti. Qualche esempio, per esempio, c'era una cosa orrenda a Saint-Étienne che si chiamava la muraglia di Cina con 3.000 case e è stata abbattuta totalmente. Un'altra, la Duchère, che è una città nuova vicino a Lione, che era troppo grande, completamente distrutta, e questo nel giro di 5 anni, è stato molto veloce. C'è un esempio, Le Corbusier ha fatto a Firmini un grande complesso che è uguale a quello della Cité Radieuse a Marseille, però è stato riconosciuto un monumento storico. Dunque gli architetti si sono chiesti che cosa fare, perché non si poteva demolire una casa firmata Le Corbusier. Allora, prima l'hanno fatto per metà di case sociali, appartamenti sociali, e adesso nessuno ha voluto venire. Nell'appartamento di Le Corbusier, incredibile. L'hanno rinnovato in modo forte all'interno, ma non all'esterno. E qui adesso le case sono due terzi e sono occupate. Dunque si può dire che è stata salvata la casa di Le Corbusier a Firmini. Ma infatti sì, mi ricordo un episodio drammatico e stupido dove l'amministrazione, io ero uno dei 68, manifestavo contro questo, che è stato l'abbattimento dei Pavillon Baltar a Parigi, che era una bellissima struttura pre-industriale dell'Ottocento in ghisa e ferro. E la forza pubblica ci ha impedito, nonostante le nostre difese, di difendere questo è stato completamente abbattuto. Un padiglione è stato salvato e si trova adesso alla Città delle Scienze.
Però questo è un esempio un po' particolare, diciamo. Sì, siamo in chiusura, quindi volevo chiedere sia all'architetto Giunti che all'architetto Riccobelli di farci una battuta velocissima per riassumere un pochino. Noi forse non abbattiamo per non fare errori, possiamo dire questo. Forse. Non abbattiamo per non fare errori. Silvio Riccobelli, una battuta per concludere questa trasmissione di oggi. Vorrei dire al nostro amico francese che forse i francesi sono stati fortunati che non abbiamo esportato architetti italiani. Beh. Avremmo trovato il modo di, come dire, di avremmo trovato il modo, come dire, di contenere il rigore di quel sovrintendente di cui parlava. Ah, probabilmente, prego. Posso soltanto battuta dire, veloce perché veloce, veloce. I tedeschi, gli austriaci e gli scandinavi sono molto più davanti a noi per la preservazione e la conservazione del patrimonio. Dunque, noi siamo soltanto facendo una cosa, ma siamo molto frivoli. Allora do l'ultima battuta all'architetto Schiattarella, veramente. Io in questo non concordo con Silvio. Gli architetti italiani sono bravi, molto bravi. Troppo. E che vivono in una situazione assolutamente disperante per un architetto. E quindi da noi non si può fare il nostro mestiere. Allora, manteniamo gli architetti ma cambiamo paese. Noi vi salutiamo e vi rimandiamo alla prossima puntata di Vivere l'Architettura e vi lasciamo con la nostra rubrica Vintage. Grazie. Ma non è il settimo cavalleria? Ma quelli sono indiani. Indiani che rientrano in città, ma possenti numi! Ma anche là e laggiù degli indiani che... Ma questo non è previsto! Fuori! Via dalla città!